Salve gente, bentornati! Oggi finalmente concludiamo questa miniserie sulle avventure narrateci dal Team Sherry attraverso quel piccolo capolavoro videoludico che prende il nome di Hollow Knight. Senza perdere tempo, ricapitoliamo brevemente quanto è successo fino ad ora. Il nostro protagonista, uno dei tanti ricettacoli creati dal Re Pallido con il vuoto, ritorna nel regno perduto di Nido Sacro, devastato da una piaga chiamata Infezione. Si fa strada nelle diverse aree del regno, sconfiggendo nemici, insetti soggiogati dall'infezione, superando ostacoli e recuperando utili gadget. Inoltre impara potenti incantesimi e incontra anche insetti che mantengono il senno, come Hornet, la protettrice del reame. Nel corso delle sue avventure apprende l'origine della piaga, causata dallo splendore, degli sforzi del re e dei suoi fedeli servitori per riuscire a fermarla, e del sacrificio del Cavaliere Vacuo, un altro ricettacolo, che assorbì l'infezione per essere poi rinchiuso e sigillato insieme ad essa, ma che non si rivelò efficace come auspicato. Determinato a cambiare le sorti del regno, il nostro cavaliere, ormai giunto fino all'abisso, esattamente dove ci eravamo lasciati la scorsa volta, ha finalmente raccolto abbastanza essenze da poter risvegliare in pieno il potere dell'Aculeo dei Sogni, lama magica donatagli dalla veggente Ser. Tornato sui suoi passi fino ai terreni del palazzo, nell'antico bacino, usa l'aculeo risvegliato grazie al quale può accedere a sogni e memorie nascoste. Si ritrova quindi nel Palazzo Bianco, al tempo in cui conservava ancora tutto il suo antico splendore. Una volta lì si fa strada superando pericolose trappole e dispositivi di sicurezza, fino alla Sala del Trono, dove trova il cadavere del Re Pallido e su di esso rinviene un frammento bianco, ovvero la metà di un amuleto sacro, l'anima reale, che simboleggia l'unione di due esseri superiori. Di ritorno dal mondo del sogno, si mette alla ricerca del secondo frammento, così da ricostruire l'amuleto e ripristinarne dunque il potere. Giunge così ai Giardini della Regina, una rigogliosa area situata nella parte occidentale del regno. Un tempo era il suoreggiante Giardino della Dama Bianca, mentre adesso la vegetazione cresciuta incontrollata ha preso il sopravvento. Inoltre la zona è stata invasa dalle mantidi traditrici, un piccolo gruppo di mantidi che, sotto il controllo del signore traditore, hanno abbracciato volontariamente l'infezione per accrescere il loro potere e diventare quindi più forti. Ma proprio per questo vennero esiliati dal villaggio delle Mantidi, scacciati dalle signore delle Mantidi, che poi sono le sorelle del signore traditore. Il nostro eroe si scontra proprio contro il leader dei traditori, aiutato da Tela, un'esploratrice che vaga per Rito Sacro allo scopo di mettersi alla prova, che è tra l'altro una sua vecchia conoscenza, la quale sferra il colpo di grazia al boss, ma resta ferita mortalmente. Un minuto di silenzio. Superato l'ostacolo, si trova dinanzi un bozzolo, dimora e prigione della Dama Bianca. Al suo fianco si trova il corpo di Dria, un altro membro dei cinque grandi cavalieri, probabilmente caduto nella battaglia contro le Mantidi per proteggere la regina. Una volta nel bozzolo, si ritrova a cospetto di un essere superiore, la Dama Bianca appunto, la quale chiede al nostro eroe di sconfiggere il Cavaliere Vacuo e di prenderne il posto per sigillare definitivamente lo splendore. Dopodiché gli dona un'altra metà dell'anima reale e gli suggerisce di recarsi nel luogo di nascita, sito nell'abisso. Il ricettacolo segue le indicazioni dategli dalla regina e grazie all'amuleto, ormai completo, scopre un passaggio segreto dove si trova un uovo nero. Dopo averlo colpito con l'aculeo risvegliato dei sogni, il cavaliere riacquista la memoria. Ricorda infatti di essere uno dei tanti ricettacoli creati dal Re Pallido e dalla Dama Bianca e inoltre capisce di avere in sé lo stesso vuoto dell'abisso. L'anima reale diventa adesso cuore di vuoto, che permette di riunire il vuoto sotto la sua volontà. A questo punto, l'ultima cosa che gli resta da fare è quella di sconfiggere il Cavaliere Vacuo, rinchiuso nel Tempio dell'Uovo Nero, situato nei Sentieri Dimenticati. Ma per farlo, deve prima spezzare i sigilli che lo proteggono, innalzati dai tre sognatori. Così, il Cavaliere inizia il suo cammino, alla ricerca dei Dormienti, queste potenti entità che scelsero di sottomettersi ad un sonno magico ed eterno, così che il Re Pallido, attraverso il loro potere, potesse sigillare il ricettacolo puro. Il primo ad incontrare è Lurien, detto il Guardiano, confinato nella torre più in alto della Città delle Lacrime. A sua difesa trovi i resti dei Cavalieri Guardiani, rianimati da sciami di piccoli insetti infetti. Dopo aver sbaragliato tutti i nemici, raggiunge la sommità della torre del Guardiano, dove trovi il corpo di Lurien, e usa su di esso l'aculeo dei sogni, così da essere trasportato proprio nel suo sogno, dove può sconfiggerlo assorbendolo definitivamente con la concentrazione. Una volta spezzato il primo sigillo, si reca senza esitare nel canyon nebbioso, una piccola area piena di nebbia appunto, bolle e pozze d'acido, e tra l'altro luogo nel quale è situato l'archivio dell'erudita, dove risiede Monomon, secondo sognatore.
All'interno dell'edificio dovrà affrontare l'ennesimo ostacolo, rappresentato questa volta da Umu, una grossa creatura simile ad una medusa. Ancora una volta il nostro avventuriero viene aiutato da una sua vecchia conoscenza, ovvero Quirrell, che si rivelerà essere il discepolo dell'erudita, nonché portatore della sua maschera. A questo punto i due hanno presto la meglio contro il guardiano e raggiungono entrambi la vasca che contiene il corpo di Monomon. Così Quirrell le ridona la maschera e il cavaliere può dunque penetrare nel suo sogno, assorbirla e spezzare anche il suo sigillo. La stessa Monomon desiderava che i sigilli si rompessero, infatti è stata lei, in qualche modo, a guidare Quirrell affinché le riportasse la sua maschera. Prima di lasciare il canyon nervioso, il nostro eroe si imbatte nel poggio rigoglioso, dove trova l'ennesimo sciamano lumaca morto, da cui apprende l'incantesimo Spettri Urlanti, che genera tre raffiche di energia sopra di lui. Ripreso il cammino, giunge a Nido Oscuro, una serie di intricati cunicoli stretti e bui, brulicanti di ragni. Spostandosi verso ovest, scorge sempre maggior segni di civiltà e molte ragnatele, fino ad arrivare finalmente nel villaggio distante, dove si trova l'antro della bestia, nel quale poi è ubicato il corpo del terzo e ultimo sognatore, Erra, l'ex regina di Nido Oscuro. A differenza degli altri sognatori, che accettarono di sacrificarsi senza alcuna condizione per il bene del regno, Erra accettò solo a patto che il re pallido le garantisse un figlio. Questo perché è rimasta vedova e senza alcun titolo nobiliare, infatti era nota come la bestia. Il re accettò e dalla loro unione nacque Ornette, la figlia generata. Tutto ciò, a quanto pare, con il consenso della Dama Bianca. Già. Comunque sia, il cavaliere trova infine anche il corpo di Erra, e come con gli altri, la libera dal sonno eterno dal quale è prigioniera, infrangendo anche l'ultimo sigillo. A questo punto il cavaliere si dirige verso il Tempio dell'Uovo Nero, ormai accessibile, situato nei pressi dei Sentieri Dimenticati, divenuti adesso Sentieri Infetti, a causa della corruzione provocata dalla fuoriuscita dell'infezione nella zona, che ha permeato non solo l'ambiente, ma anche gli insetti, rendendoli ancora più folli e dotandoli di nuova forza, come dire, esplosiva. Una volta dentro al tempio, trova ad aspettarlo Ornette, che si mostra impressionata dal cavaliere, in quanto portatore del cuore di vuoto, segno del fatto che è riuscito ad accettare e controllare il vuoto dentro di sé. Poi lo lascia proseguire da solo nell'uovo nero, poiché lei non potrebbe resistere al suo interno. Il cavaliere prosegue senza indugiare, fino al cospetto dell'Hollow Knight, ancora incatenato. Una volta liberato, si ridesta completamente e parte subito all'attacco. Dopo un breve scontro riesce ad indebolirlo e a quel punto entra in scena Ornette, che blocca il cavaliere vacuo, consentendo al nostro eroe di usare su di lui l'aculeo risvegliato dei sogni, così da raggiungere lo splendore nel mondo del sogno e sconfiggerlo una volta per tutte, e con esso la piaga dell'infezione. All'interno del mondo onirico si ritrova faccia a faccia con un essere superiore, con il quale ingaggia un duello avvincente. Dopo un'intensa battaglia riesce finalmente ad indebolire lo splendore, che batte in ritirata. Ma il cavaliere, mentre lo insegue, richiama il vuoto che accorre in suo aiuto. I gemelli risalgono dall'abisso e per ultimo arriva il cavaliere vacuo, sotto forma di ombra, che trattiene lo splendore affinché l'ombra del nostro cavaliere possa sferrargli il colpo di grazia. A questo punto il vuoto lo ingloba completamente fino a farlo sparire. Alla fine, il nostro ricettacolo, così come anche tutti gli altri, si uniscono al vuoto dal quale erano nati. E dopodiché comincia a fuoriuscire dall'uovo, distruggendolo, e ritorna sul fondo dell'abisso con l'infezione ormai debellata, e Ornette che si sveglia sana e salva nel tempio. Fine. Oh, questo è il finale canonico, diciamo quello positivo, chiamato Fine dei Sogni, almeno prima dell'espansione Goodmaster, di cui però parlerò a parte. Ma prima, come promesso, vi mostro gli altri finali, quelli per così dire negativi. Allora, in un altro scenario, quando Ornette trattiene il cavaliere vacuo, se lo si colpisce troppe volte o si fa trascorrere troppo tempo, l'Hollow Knight si libererà dalla presa, lasciando la protettrice del regno priva dei sensi. Dopodiché lo scontro continua e quando il nostro cavaliere sconfigge il ricettacolo, ne assorbe l'infezione, sigillandola dentro di sé e prendendone quindi il posto, come gli aveva tra l'altro suggerito la Dama Bianca. A questo punto il nostro cavaliere viene sigillato all'interno dell'uovo, insieme ad Ornette però, che prende il posto dei sognatori. Infatti la sua effigie compare all'esterno dell'uovo nero e questo prende il nome di... questo finale, insomma, prende il nome di Fratelli Sigillati. Un altro finale, chiamato invece Cavaliere Vacuo, si ottiene se non si acquisisce il cuore di vuoto prima di combattere il ricettacolo. In quel caso, in modo analogo al finale precedente, il nostro cavaliere sconfigge l'Hollow Knight, assorbe l'infezione e ne prende il posto. Ma questa volta Ornette non sarà presente, dunque non resta coinvolta.
Niente, questi sono i tre finali possibili, escludendo appunto l'ultimo DLC, che ne aggiunge altri due. Ma diciamo che per dare una degna conclusione alla nostra storia, possiamo accettare anche il primo che vi ho raccontato. Siccome gli ultimi due sarebbero un po' complicati da inserire in modo, come dire, lineare nella trama, probabilmente ci farò un video apposito, ma non vi prometto nulla. Questa, comunque, era la storia di Hollow Knight, anche se molti dettagli non ho potuto inserirli. Potrebbero essere presenti alcuni errori qui e lì, qualche aggiunta personale, ma spero che in ogni caso sia riuscito a trasmettere e a rendere giustizia all'eccellente lavoro che ha fatto il Team Cherry appunto con questo videogioco. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!